pian piano il Signore ci libererà, perché la liberazione avviene piano piano. Piano piano, piano piano noi conquisteremo, o meglio riconquisteremo, tutti i territori della nostra vita che il diavolo si è preso. Quindi piano piano noi ce li riprendiamo con l'aiuto di Gesù. Ma questo piano piano. Non avviene mai una liberazione completa, ma resta sempre qualcosa che il Signore ci deve togliere fino alla fine. Quando incontreremo il Signore, allora abbiamo finito. Il Signore ci toglierà sempre qualcosa, ci libererà da tutti i nostri problemi. Pensate, noi siamo come un computer. Sono stati messi tanti dati negativi. Da quando eravamo nel grembo materno, da quando siamo stati concepiti, fin da allora, abbiamo visto un caso domenica scorsa, o meglio giovedì mi pare, che il diavolo entra anche attraverso la placenta, attraverso il cordone ombelicale e va a toccarci all'interno del ventre. Se una mamma riceve un trauma, ebbene il bambino sente, abbiamo fatto tante preghiere profonde e abbiamo avuto modo di vedere queste cose. Abbiamo avuto modo di vedere che tutto quello che accade quando una mamma è incinta, il bambino avverte. Se tu non lo vuoi, egli avverte. Se tu lo desideri, egli avverte. Abbiamo avuto modo di vedere in questa preghiera tutte queste cose. E quindi ci domandiamo come saranno questi bambini. Concepiti in modo freddo, senza amore. Saranno freddi, saranno come delle macchine, quali problematiche avranno? E allora, la prossima volta faremo una preghiera di guarigione, partiremo dai cromosomi, dal momento del concepimento, quando i cromosomi si uniscono, quelli del padre e della madre, 23 ciascuno, e diventano 46 cromosomi e incomincia a crescere il bimbo. Sin da allora noi possiamo ammalarci, perché la malattia e tutte le problematiche spirituali passano nei cromosomi. Con questo voglio dirvi che noi abbiamo ereditato da Adamo ed Eva il peccato, la malattia e la morte. E questa ereditarietà è passata da Adamo ed Eva ai figli e poi ai figli dei figli e così via. Quindi la malattia, la morte, il peccato è passato a noi attraverso i genitori, i nonni, i bisnonni, fino alla quarta generazione. E tutti i peccati che loro hanno fatto, noi li abbiamo ereditati attraverso i cromosomi. Queste sono rivelazioni. E quindi fate tesoro di quello che stiamo dicendo questa sera.
Questo che cosa ci sta a significare? Che noi, voi genitori, dovete stare attenti proprio per il bene dei figli, perché i peccati passeranno ai figli e ai figli dei figli. La prossima volta approfondiremo questo argomento. Adesso dobbiamo sapere solo che il nostro comportamento può nuocere i nostri figli, come il comportamento, o meglio il peccato, ha distrutto tutta l'umanità, l'umanità intera. Che cosa c'entra Adamo con noi? Qualcuno dirà. C'entra, perché attraverso le generazioni, attraverso i geni, attraverso i cromosomi, tutto il peccato è passato a noi e da noi passerà ai nostri figli. Il peccato, la morte, la malattia. Il guaio l'ha fatto Adamo ed Eva. Ma anche noi non abbiamo scherzato, anche noi abbiamo peccato. Quindi abbiamo aggiunto l'ereditarietà, quello che ci è stato passato, più il nostro peccato. Se un padre è geloso, è facile che il figlio ha ereditato la gelosia del padre, quindi sarà geloso. Se il padre è iroso, molto probabilmente attraverso i cromosomi, il figlio sarà iroso. Si dice sei tale e quale a tuo padre, o sei tale e quale a tua madre. Ma quel tale e quale non è soltanto per i caratteri somatici, gli occhi, i capelli, il colore della pelle, ma anche e soprattutto per il peccato. Sarà trasferito a te e tu lo trasferirai ai tuoi figli. Quindi questo lo ricorderemo ogni volta che ci troviamo di fronte a una scelta. Devo comportarmi bene per i miei figli. Vedrai che tuo figlio ha il carattere tuo. E così anche tutto ciò che tu hai fatto. E adesso alziamo le braccia e ringraziamo il Signore per tutte le rivelazioni che ci fa ascoltare, ci fa sapere, perché sono tesoro. Quando noi preghiamo e cacciamo la malattia o qualche altra cosa attraverso i cromosomi, diciamo vai via nel nome di Gesù, dai cromosomi, dal cromosoma 1 al cromosoma 46. Tu stai cacciando tutto quanto l'ereditarietà e a furia di cacciare via le malattie, noi ritorneremo alle origini pulite. Ma questo piano piano. Adesso alziamo le braccia, diciamo Signore, ci siamo noi che tu ci ami così tanto. Noi ci sentiamo sporchi. Ci sentiamo inadatti, ci sentiamo non senza peccato, ma tu ci ami lo stesso. Tu ti sei riservato questo popolo, questo piccolo popolo. Per
salvare tantissime persone. Grazie Gesù per l'amore. Ti ringraziamo anche quando ce le suoni, Signore, quando ci punisce, Signore, perché vuol dire che ci ami più di quanto noi pensiamo, perché il giorno in cui tu staresti in silenzio significherebbe che ci hai scartati, ci hai ripudiati. Per questo ti ringraziamo anche per le scodisciate, così noi ci svegliamo, rinsaviamo, cresciamo, perdiamo quello che si chiama rachitismo. Vogliamo crescere di più, conoscerti meglio, Signore, conoscerti più profondamente. E tu ce l'hai promesso. Ci hai promesso che saremmo cresciuti, avremo approfondito, avremo capito di più. E adesso svegliamoci dal sonno. Può darsi che stiamo da tanti anni, ma non abbiamo ancora capito. Stare da tanti anni o da poco non significa nulla, perché potremmo capire subito o essere ritardatari. L'importante è che finché c'è vita, c'è speranza. Alziamo tutte le nostre braccia. Signore, consolaci questa sera. Aiutaci, Signore. Fa che non ci leghiamo a queste cose della terra, ma che ci leghiamo, ci innamoriamo delle cose del cielo. Dosas. Derele e fatto ad astas. E in peccato su aidestas. Tonsa su aidestas. Tonto laidere. Dente fra aidestas. Tocum tonto aidestas. Alza, alza. Alza le tue braccia. Dici al Signore, facci volare. Signore, facci volare. Poi le rebre contos. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria. Vai, la libertà allo Spirito Santo. Libertà allo Spirito Santo. Ho
O in te, o Arlete de Santos. Santo, 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 santo. Ed ora ci arrendiamo al Signore, chiediamo perdono e poi passiamo alla preghiera di guarigione dalle paure. E adesso chiediamo al Signore di guarirci. Dalla famiglia delle paure, dalla famiglia dei dispiaceri, dalla famiglia della rabbia, quelli che hanno reazione poi andate avanti, così che possiamo poi pregare per voi. Nella famiglia delle paure ci diamo al Signore di liberarci dalla insicurezza. Fuori insicurezza nel nome di Gesù. Fuori insicurezza nel nome di Gesù. Timidezza, ansia, complesso di inferiorità. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Santo, santo, santo. Oidere le breco tutto santos, devere del contos. Santo, santo, santo. Doiler, doiler breve. Alza le tue braccia, arrenditi. Dalla famiglia delle paure, Signore, guariscici, liberici dall'ansia, dal complesso di inferiorità, dall'imbarazzo, dalle preoccupazioni. Fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù. La famiglia dei dispiaceri, l'autocommiserazione, fuori nel nome di Gesù. Angoscia, fuori nel nome di Gesù. Afflizione, rammarico, depressione, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù. Metti la mano sul petto e portala alla bocca. Va via depressione. Vattene via rammarico nel nome di Gesù. Va via afflizione, angoscia, via nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Frustrazione, depressione, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Fuori, dagli il comando, fuori nel nome di Gesù, fuori via da me. Nel nome di Gesù, dodere e suestis laite che entraidestes, docioloides. Toilere preconquaidestes. Santo, 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 paura di essere incinta. Paura delle macchine, dei macchinari, degli oggetti metallici. Delle infezioni, fuori nel nome di Gesù, fuori paura delle aggressioni,
Nel nome di Gesù, paura dell'ambiente esterno, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù. Santo, santo, santo. Via, paura della contaminazione del mondo esterno. Fuori nel nome di Gesù, paura della morte, paura delle vespe. Nel nome di Gesù, se avete paura in particolare di qualcosa, lo riferite al servizio d'ordine. Fuori, nel nome di Gesù, fuori. Nel nome di Gesù, duslaitre, fedestes. Santo, santo, santo. Dire, daisestes. Paura del buio. Paura della notte. Fuori nel nome di Gesù, paura dei parassiti, di essere aggredito, di sentire brutte notizie, paura dei germi, paura dei morbi, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, paura di volare. Paura del contatto, degli spazi aperti, delle strade, paura di sbagliare, paura di cadere nel ridicolo, fuori, nel nome di Gesù, fuori, nel nome di Gesù. Signore, guariscici anche dal cancro, fuori, nel nome di Gesù. Fuori, nel nome di Gesù, cancro al fegato, fuori, nel nome di Gesù, cancro ai polmoni, fuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, al midollo spinale, fuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Bloidis, i Santos. Santos, laetri de Fides. Santo, 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 santo. Fuori, nel nome di Gesù. Calcoli alla colicisti, fuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Doise, laidre, faideses, doise, le cotraintestes. Guariscici, Signore. Guariscici allo stomaco. Guariscici al fegato. Nel nome di Gesù, alla colonna vertebrale, nel nome di Gesù, dolere tre tefaides, santo, 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 poirele, paura di vomitare. Paura degli insetti, fuori, nel nome di Gesù. Paura di guidare, fuori, nel nome di Gesù. Portate le mani al petto e poi alla bocca. Dorere contraides, uidisis, venite avanti, tutti coloro che hanno reazione. Tusla, aedia, ardraides. Santo, 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 santo. Doire, laedes, doire conquaides, paura di un fallimento, paura di una rovina economica, paura di sposarsi, paura di fidanzarsi,
fuori nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Paura della morte. Paura di essere aggrediti. Fuori nel nome di Gesù. Paura di essere derubati. Paura di essere imbrogliati. Paura dei topi. Paura degli insetti. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Yeah.
Mi rialzerai da capo, alziamo le braccia. Santo, 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 santo. Allora, abbiamo detto poco a poco il Signore ci libera. Sentiamo le loro testimonianze. La sorella aveva da tempo problemi di lombosciatalgia. Questa sera lei ha incominciato a partecipare alla preghiera, durante la preghiera di guarigione Gesù ha incominciato a toccarla, poi tu sei andata vicino, le ha imposto le mani e Gesù l'ha guarita. Vediamo Rosario, cammina. Già questo qua, nel momento in cui alzavo, no, mi veniva la corrente che partiva dalla, diciamo proprio la parte bassa della schiena, la gamba dietro il ginocchio, mi sentivo la corrente, perciò io ogni tanto durante
durante la preghiera facevo così per vedere. Quindi adesso no, non c'è niente. Non c'è più. No, no, gloria allora, a Gesù. Gridiamo con la grazia a Gesù. Sorella è stata guarita dalla paura, dall'angoscia. L'ansia, un po' di tutto. L'ansia, della paura, della paura, dall'angoscia. Sì. Cioè, ci sono delle paure, quasi a volte per quando le pensi troppo diventano fobie magari. E quindi quel fatto, signore, di pensare troppo. Hai cominciato a liberarti. A liberarmi, e quindi perché ho avuto reazione, sentivo che qualcosa. Però in verità non avevo mai il coraggio di venire qua avanti, perché avevo paura che tu venissi vicino, perché sapevo che c'era qualcosa che non andava. E adesso hai più paura di venire avanti? No. No, Lei non sapeva di avere alcune paure, lei si è resa conto di avere queste paure soltanto nel momento in cui l'hai nominate. Lei aveva paura del mondo esterno e paura di essere un cattivo genitore. Quando tu l'hai nominato, lei ha incominciato a tossire, si è bloccata la cervicale, ha incominciato a dimenarsi. Si è bloccato qui? Sì. E dopo la preghiera di liberazione, dopo l'imposizione delle mani, lei ha incominciato anche a parlare, perché come se avesse avuto un nodo in gola, non riusciva neanche più a parlare. E a cantare. Adesso invece riesce a cantare liberamente e si sente il cuore molto sollevato. Avete visto questa cosa particolare? Noi pensiamo che sia la cervicale, invece la paura. La paura che si annida qua, sulle spalle, sul collo, e così non sì, potevi... Sì, le si è bloccata. Qui? Vengo bloccata. Facci vedere dove ti faceva male. Proprio qua, cioè rimango bloccata in questa posizione, in e questa le spalle parte. Anche? Qua, questa parte qua. Questa parte qua. Sì, cioè rimane, si rigidisce. Si rigidisce. Cioè come, perché io ho iniziato a tossire, cioè tutte le paure che nominavi... Adesso muovi il collo, vediamo. È libero. Non riuscivo, a un certo punto non riuscivo nemmeno più a cantare. Nemmeno più a cantare. Era bloccata tutta la gola. La gola. Si dice che la paura paralizza. Infatti... Sì, mi faceva questo tipo di effetto. Perché poi mi sono liberata parecchio. E quindi non sapevo nemmeno io di avere tutte queste forme di paura che poi mi bloccavano continuamente. Grazie Gesù. La sorella aveva paura dei medici e in particolar modo del dentista. Giovedì doveva andare obbligatoriamente dal dentista. Perché avevi paura del dentista e hai avuto un trauma? Sì, perché quando sono andata che ero piccola mi volevano togliere 4 denti. 4 denti, e quindi da allora... E infatti si vede il problema. No, vabbè, con quel molare del giudizio si era spaccato e lo dovevo togliere. Il mercoledì sono andata dal dentista, avevo paura, cioè io avevo terrore del dentista. E me ne stavo pure scappando, vabbè, stavo in compagnia e sono rimasta. E lui ha detto, venerdì dobbiamo toglierlo. Giustamente giovedì ho fatto la preghiera e io ho chiesto al Signore di guarirmi. E ho risposto proprio tantissimo, mi sono sentita male. E poi venerdì sono andata là, tranquilla, mi sono tirata in molare. Quindi ti sei accorta poi di essere stata guarita? Sì, sì, sì. Quindi adesso non hai più paura dei medici? No. Grazie Gesù.